Monofestival fa tappa a Ravello, nell'antico convento dei padri agostiniani. Siamo in uno dei posti più belli e più preziosi della costiera amalfitana. Il posto perfetto per Monofestival. Progetto nuovo che ripercorre la storia e le storie che la costiera amalfitana ha vissuto sin dall'età classica, se così possiamo dire, fino a quella moderna, con personaggi soprattutto protagonisti anche dietro le quinte di alcuni fatti storici che casomai finora non erano stati ben approfonditi e che Gabriele, da grande curioso, perché per fare questo lavoro devi avere soprattutto questa caratteristica fondamentale, una curiosità che è insita dentro di lui, ma che lo spinge costantemente, e lo invidio su questo, a lavorare sempre a nuovi prodotti. Secondo me tutto parte proprio dalla sua idea di divulgazione, di memoria. Cioè, perché scrivere un altro libro su Amalfi, sulla costa d'Amalfi, poiché ce ne sono già tantissimi? Perché spesso noi ci concentriamo sul ricordo, quindi sul cosa ricordare, ma dimentichiamo il fatto che noi effettivamente non ricordiamo la maggior parte delle cose che ci succedono nella vita quotidiana. Ci sono tante informazioni, tanti eventi, tante cose che richiedono la nostra attenzione, ma spesso la maggior parte di queste cose non si fermano nella nostra memoria. E questo succede perché esiste una memoria a breve termine ed una memoria a lungo termine. Quando c'è il passaggio dall'una all'altra? Nel momento in cui interviene l'emotività, il sentimento. E quindi mi sono chiesta, qual è effettivamente il modo attraverso cui il dottor Cavaliere vuole comunicarci qualcosa e vuole che questa cosa si fissi nella nostra memoria? E l'ho ritrovato nelle prime pagine di Quei d'Amalfi, ovvero il mito. Perché il mito è ciò che di più appassionante c'è. È una storia che conosciamo, che ci piace perché è fantastica, è magnifica, ma anche perché traccia un po' il limite umano, cioè fin dove può spingersi l'uomo. E sceglie però un mito particolare, che è il mito del mare. Lui parla delle sirene, parla di tantissimi miti, parla di Tiberio che arriva nel territorio di Amalfi proprio perché è appassionato di mitologia e quindi vuole scoprire tutti i segreti di questo territorio. Ma non è solo la storia di Amalfi e non è solo la storia della costa d'Amalfi. Lui parla di storie dell'altro mondo o di altri mondi, che sicuramente sono mondi fantastici, ma sono anche proprio mondi oltreoceano. È l'oltremare, che in realtà però si sposa perfettamente con Amalfi. Sono i bizantini, gli arabi, i greci, che si incontrano e paradossalmente sono tutti poi legati ad Amalfi, cioè orbitano tutti intorno a questo territorio. Perché? Perché si creano delle colonie virtuali, come viene spiegato ampiamente nel libro, perché c'è un pezzo di Amalfi anche dall'altra parte del mondo, quindi ci sono tante rappresentanze in giro per il mondo che portano questo messaggio e portano ovviamente le proprie radici, la propria tradizione. Proprio Tacito ci parla nei suoi Annales dell'importanza e di quanto possa giovare alla collettività che venga trascritto tutto, la cosa, il buono e il negativo che c'è, senza il giudizio né un giudizio ovviamente che vuole essere negativo, né senza tessere profondamente le lodi. Ed è questo che noi siamo chiamati a fare oggi, ed è questo che il libro di Gabriele Cavaliere brillantemente ha saputo fare attraverso una serie di aneddoti, anche perché l'aneddotica è molto importante per capire la storia. La storia, appunto, attraverso anche i suoi aneddoti e i suoi personaggi, ogni volta ci regala uno spaccato importante, uno spaccato dal quale imparare. Penso, ecco, che non si possa essere uomini del domani se non si conosce bene ciò che c'è stato ieri. Tu dici sempre che non sei uno storico
e che non ami definirti storico, naturalmente, perché non ami definirti ciò che non sei, ma all'inizio di questo tuo libro avevi specificato di aver sbirciato dal buco della serratura, appunto, la storia. Ecco, tu hai compiuto in realtà quell'opera che ha dato origine al metodo della storia, perché neanche Plinio il Vecchio era uno storico, e in una famosa lettera di Plinio il Vecchio a Vespasiano lui dice proprio, dice: io sto raccogliendo tutto questo materiale, ma non creda che io perda tempo, io sono e resto un funzionario.